8 Commissione Politica Ambientale. Trovando una netta relazione tra politiche ambientali, sociali ed economiche e quindi il nesso di conseguenzialità tra crisi ambientale, le ripercussioni sugli aspetti sociali ed economici, la Commissione, anche se nella prima fase di confronto ha rivolto la propria attenzione particolarmente agli aspetti squisitamente ambientali, non si è fatta trascinare da una discussione tecnica sui metodi per ridurre l'impatto ambientale che esistono, ma quanto sull'individuare e consegnare a questa Assemblea i contesti principali, i modelli, le pratiche e gli strumenti necessari perché l'associazione, la WISP, possa redigere la sua Agenda 21, atta a ridurre la pressione ambientale dello sport, la riqualificazione del territorio, la ricostruzione di ambienti sociali fertili e il recupero del senso di comunità universale. La grave crisi ambientale descritta ogni giorno di più si mostra con i suoi aspetti concreti, disastri ecologici, emergenze climatiche, inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua. Il quinto rapporto sul clima dell'IPCC, presentato a Copenaghen nel novembre 2014, descrive la pressione antropica come responsabile al 90% del cambiamento climatico, riconducendolo a due fattori principali, l'uso dei combustibili fossili e la deforestazione. La temperatura media del pianeta è cresciuta di un grado, il livello del mare è cresciuto di 19 centimetri, la concentrazione di anidride carbonica è cresciuta dal 1750 del 40%. Nella città viene prodotto il 75% delle emissioni climalteranti. Conferma l'edizione di Ecosistema Urbano, la 21esima, che nei capoluoghi di province italiane l'inquinamento atmosferico ha raggiunto livelli di emergenza. Il tasso di motorizzazione è in crescita, il trasporto pubblico non vive di un buon momento. Non diminuisce la produzione di rifiuti e la gestione degli stessi e in 52 città il 30% dell'acqua potabile viene dispersa. Si registra un'espansione territoriale delle città e un'accelerazione del metabolismo delle città. L'ISPRA, nel suo rapporto 2015 consumo di suolo in Italia, denuncia che il nostro Paese ha un livello di consumo più alto in Europa. L'urbanizzazione diffusa e dispersa non è giustificata da analoghi aumenti di popolazione e di attività economica. Produce solo perdita di paesaggi, suolo e relativi servizi ecosistemici. La stessa cosa viene denunciata sotto l'aspetto del contesto sociale da Save the Children nell'Atlante dell'infanzia. Vengono creati nuovi ghetti, si concorre alla ripartizione territoriale tra possidenti e poveri, le zone ricche e le periferie sempre di più degradate si delineano e si configurano sul modello asiatico o del Sud America. Tutto ciò è confermato anche da documenti prodotti dalle Nazioni Unite in tema di sostenibilità, la strategia mediterranea dello sviluppo sostenibile, il Sustainable Development Goal dell'Agenda 2030, Habitat, il programma europeo e il programma ONU Habitat 3. Documenti che delineano azioni concrete per il futuro sostenibile, salvaguardia del sistema naturale, trasformazione della città, riconversione sostenibile di ogni settore e ogni azione umana. Progetti di salvaguardia, equità sociale e sviluppo economico camminano insieme. La città comunque rappresenta sempre oggi, ma lo sarà sempre di più per il futuro, il nodo cruciale intorno a cui si intrecciano e si dipanano le emergenze umane, ambientali, sociali e culturali più drammatiche del nostro tempo e insieme lo scenario di soluzioni possibili e praticabili, partendo dalla mobilità sostenibile fino ad arrivare agli ecoquartieri e alla rigenerazione urbana. È urgente. Bisogna scrivere una nuova agenda urbana con azioni di rigenerazione territoriale e sociale. La novità e il punto di forza per ciò che riguarda non è tanto nell'individuazione del tema alla città, quanto nell'approccio per la definizione della strategia e dei piani di azione. Si riparte dal basso. Mentre precedentemente erano i governi a definire piani e strategie, che poi venivano declinati sul territorio, oggi la prospettiva si inverte, si guarda alle esperienze territoriali di qualità, a quelle che hanno prodotto buone pratiche e l'obiettivo è esportabile e bisogna esportarle, metterle in rete, sistematizzarle rendendole strategie nazionali, potremmo dire da buone pratiche a modelli. Il territorio è al centro, con le sue forze vive, le sue peculiarità, le sue differenze, i suoi punti di forza e crucialità e criticità. Paesaggi, ricchezze antropologiche, ambienti da difendere, storie da raccontare, culture e tradizioni che concorrono nel senso più generale del termine per un nuovo umanesimo. La connessione quindi tra salvaguardia ambientale, benessere sociale, sviluppo economico, qualità della vita si intrecciano ed il sezionamento di tali politiche rischia di depotenziare il progetto. Il risultato non è nella sommatoria delle parti, ma quanto nella sua integrazione.
Il punto di forza non è nella quantità, ma nella capacità. Lo so, abbiamo lavorato però. Sì, però io dicevo anche, scusate, perché mi sono dimenticata di dirvi che ovviamente tutti i documenti poi, e tra l'altro se non li avete qui lasciateli poi in segreteria, verranno mandati integralmente, quindi non è che il lavoro vada perso. Sì, lo capisco. Poi, ha un senso politico anche questo. Certamente, però. Perfetto, e lo rivendico in questo senso. Si guarda alle esperienze territoriali di qualità, a quelle che hanno prodotto buone pratiche, e l'obiettivo è esportarle, metterle in rete, sistematizzarle e rendere strategie nazionali. Il territorio è al centro, con le sue forze vive, con le sue peculiarità. Sto pezzo l'avevo letto, scusate. La connessione tra salone, il risultato non va davanti. La centralità dell'associazionismo è evidente. Le nostre attività sportive, motorie, ricreative oggi assumono significati ed indicazioni di riqualificazione ambientale diverse dal passato. Finalmente quelle che negli anni sono state intuizioni, buone pratiche, sensibilità, si debbono mettere a sistema. Si deve passare da una fase sperimentale a una costruzione di un'organizzazione funzionale agli obiettivi. Poche righe e finisco. La nostra storia è ricca di attività, di progetti, esperienze, azioni dirette, nate nella città e per la città, sul tema della riqualificazione e della promozione sociale. Pratiche come il pedibus, vivi città, bici in città, camminare, andare in bicicletta e quant'altro, fanno parte, non solo cenerentole, anche le più piccole, ma assumono in questa nuova vision un significato importante nella ristrutturazione delle politiche pubbliche nazionali. Si riparte da qua. In questo senso bisogna lavorare a modelli intersettoriali, nella capacità di produrre risultati con progetti innovativi e con parole chiave: alleanze, relazioni, competenze, capitale umano, ricerca, per produrre proposte concrete, piani e strategie nazionali dell'associazione annuali e pluriannali, per generare massa critica sul territorio, rappresentanza politica nelle sedi istituzionali, locali e nazionali, per condividere un progetto che non è solo italiano, ma europeo, internazionale. Però ci siamo posti una domanda che giriamo a tutta l'Assemblea. Per anni abbiamo prodotto progetti nazionali e territoriali, anche quelli citati precedentemente, anche come buone pratiche, perché pur essendo presenti nei convegni e utilizzati nelle presentazioni ufficiali della nostra pubblicazione, perché non hanno trovato un terreno fertile per la sistematizzazione sul piano nazionale della strategia della WISP? Forse bisogna ripartire da qui. Consumiamo la nostra produzione e non ne facciamo tesoro, bruciamo le nostre intuizioni. Questo è un nodo cruciale per la Commissione. La riteniamo una criticità sulla quale tutti dobbiamo riflettere, chiaramente ognuno con il proprio ruolo, responsabilità, per trovare una chiave di lettura e di risoluzione, perché lo sforzo intellettuale, lo sforzo organizzativo, lo sforzo economico dell'associazione, la passione e l'applicazione dei nostri dirigenti con le loro proposte e attività di qualità si trasferisca in una strategia nazionale della WISP.